Allora, Luca da 2 anni porta sulle spalle un peso enorme. È il presidente della nostra associazione, è il responsabile legale di tutto quello che succede, di tutti i guai che combiniamo. Quindi, se c'è qualche problema, prendetela direttamente con lui. No, assolutamente. Adesso Luca ci parlerà un attimo della nostra associazione e poi inizieremo comunque con gli interventi tecnici del nostro evento. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per essere qui. Vorrei ringraziare il professor Pescapè per questa introduzione. Come già ha ribadito Marco prima, ci segue sempre, ci segue da anni, quindi se siamo qui è anche grazie a lui e all'aiuto di professori del genere che comunque si interessano agli studenti sia dentro che fuori l'università, perché questo non è altro che un momento in cui uno studente della Federico II può andare a colmare quella mancanza di conoscenze che l'università non ti può dare, perché è vero che l'università è molto completa a 360 gradi, però ci sono delle informazioni, delle conoscenze che tu acquisisci solo se inizi a mettere mano sulle cose, appunto magari con una community come la nostra. Noi siamo un'associazione senza scopo di lucro, sostanzialmente siamo un insieme di appassionati, appunto ci riuniamo sempre, organizziamo eventi del genere perché abbiamo il piacere di farlo, non perché qualcuno ci costringe a farlo, anzi perché comunque organizzare un evento così è abbastanza pesante, stressante, contatta l'uno, contatta l'altro, i problemi ci sono sempre, però appunto se qualcosa la si fa per il piacere di farla, oppure perché si ha proprio il piacere di stare assieme, perché sostanzialmente noi questo siamo una community, un insieme di persone, bene o male ci conosciamo anche al di fuori di questa associazione, le cose alla fine le si fanno e le si fanno con piacere. Ora, bene o male la giornata, come sapete, è strutturata in interventi e una fase, diciamo, qui fuori dove noi cercheremo di darvi una mano, di chiarire i vostri dubbi. Se avete qualche problema con Linux, con qualche altro software open source, noi possiamo dare una mano. Se invece voi siete proprio a digiuno e volete comunque iniziare a entrare in questo mondo, potete benissimo rivolgere a noi. Faremo un mini corso in cui praticamente mostreremo sia l'installazione che l'utilizzo base di sistemi Linux. Quindi per qualunque problema ci trovate qui. Se poi in un altro momento ci volete raggiungere o comunque volete avere altre informazioni, noi come abbiamo detto siamo aperti a tutto. Quindi qualunque problema, c'è il nostro sito web, c'è la nostra mailing list, ci scrivete, non so se penso che non ci sia scritta da nessuna parte, comunque info@analog.net, qualunque problema ci trovate a disposizione. Detto questo, direi di iniziare la giornata. Per qualunque problema troverete me e altre persone qui fuori a darvi una mano, quindi buona giornata, spero vi divertiate. Grazie.